vetustà e scarsa manutenzione dei veicoli, caos nell'organizzazione del lavoro e carenze igieniche nei depositi. Sono solo alcune delle ragioni alla base dello sciopero di 24 ore del personale TU SPA proclamato per oggi dalla segreteria regionale dell'Orsa, a cui aderisce circa il 10% dei 1500 dipendenti della TUA. Questa mattina c'è stato un presidio nel piazzale antistante la direzione generale di TUA a Pescara. Allo sciopero ha aderito circa il 90% dei lavoratori. La proclamazione dello sciopero odierno è di Orsa Trasporti. C'è stata sì un'altra dichiarazione di un'altra sigla, non da tutte le altre sigle, ma che in parte riprende anche le stesse problematiche per cui oggi Trasporti Orsa sciopera, ma che comprende anche delle tematiche attinenti la problematica che è venuta fuori negli ultimi giorni e che quindi noi non abbiamo potuto inserire nella nostra protesta, perché è antecedente la dichiarazione di sciopero Orsa Trasporti rispetto a questa problematica, e che è quella della cessione del ramo d'azienda decisa da politica ed azienda per quanto riguarda la divisione servizi a mercato, quindi le linee commerciali attualmente in esercizio a TUA, che vengono considerate qualcosa come una zavorra, no? Come un rimorchio, come un qualcosa di cui diciamo liberarsi. Io credo invece che queste linee possano essere gestite diversamente, ristrutturate, perché no, incrementando la produttività sui turni, bene, siamo disposti come sigla a parlare anche di questo. Al presidio dei lavoratori dell'Orsa ha partecipato anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che è critico verso i vertici di TUA e verso la Regione Abruzzo sulla gestione delle TPL, in particolare di TUA. Questa è una società che fa acqua ormai da tutte le parti. Noi abbiamo fatto grandi visite ispettive dove è venuto fuori una situazione allarmante, autobus che escono ancora fuori con spie rosse accese, un'officina che rappresenterebbe un vero fiore all'occhiello, come dico io, perché veramente una bella struttura, una grande struttura, ma non ha personale a sufficienza, non ci sono anche personali segreteria che dovrebbe svolgere tante pratiche. E poi quello che mi preme di più, che ci sono circa 170 persone tra gli amministrativi in esubero. Ecco, questi amministrativi in esubero alzassero il loro sedere dalla sedia e andassero all'interno degli autobus a fare la lotta all'evasione.